Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Condivido con voi un evento dell'Esposizione Internazionale del 1881. In questo caso, la presenza del Circo Renz. Lo condivido perché anche l'attività circense è parte del mondo dell'arte e dello spettacolo. Ovviamente il circo che deve essere considerato oggi è quello senza animali, ma in questo caso rendiamo omaggio ad una realtà del passato. Vedrete tre immagini e vi leggerò due articoli tratti dalle riviste Il Teatro Illustrato e L'Illustrazione Italiana. Come ascolterete, gli articoli sono concentrati sull'architettura della struttura e poco sullo spettacolo. Leggo gli articoli. Tratto dal Teatro Illustrato, il Circo Renz. Al Foro Bonaparte, non molto lungi dal Teatro Fossati, è stato eretto un grandioso circo destinato ad ospitare la compagnia equestre Renz. Il nuovo edificio è opera dell'architetto Gaetano Canedi, lo stesso cui devesi il disegno del Teatro Castelli. L'area occupata dal nuovo circo è di 5.100 metri quadrati. Sul davanti è un portico con atrio, da cui una scala conduce al palco reale, alla sala per le prove del corpo di ballo che fa parte della compagnia Renz. L'anfiteatro è formato da due dodecagoni, inseriti l'uno nell'altro, il maggiore largo 50, il minore 30 metri. Agli angoli del minore sostengono il tetto centrale che si eleva fino a 24 metri, 12 colonne, alte 17 metri. Il dodecagono maggiore è coperto da falde di tetto, le quali si staccano dalle colonne a metri 14,50 e scendono fino a 12. Intorno all'arena, che ha il diametro di 13,50, vi sono 5 file di posti di gradinata, dietro cui è un ordine di palchetti aperti. Una seconda fila di palchetti corre su un piano più elevato, su cui si innalza una gradinata di 11 file, la quale è suddivisa in posti diversi. Il circo è capace di 5.000 persone sedute. Parve stretta l'arena, il che maravigliò in un luogo dove avevasi a propria disposizione l'area che si voleva e che poteva presentare ai cavalli e ai cavalieri largo campo ai loro esercizi. La compagnia equestre Renz è la più numerosa che si conosca, perché conta 150 cavalli e 300 persone. Lo spettacolo inaugurale, avutosi la sera del 14 maggio scorso, non corrispose interamente all'aspettazione del pubblico, destramente sollecitata dall'arte finissima della reclama odierna. Con ciò non si creda che gli spettacoli del Renz non siano degni di Milano e della circostanza eccezionale di quest'anno, perocché nella compagnia Renz trovansi elementi degni di richiamare tutta l'attenzione e il plauso di un pubblico distinto. L'articolo non è firmato. Tratto dall'Illustrazione Italiana, il Circo Renz. Ai tanti teatri di Milano se ne aggiunse uno nuovo, eretto per l'occasione della mostra in Piazza Castello, perché dedicato esclusivamente agli esercizi della compagnia equestre del signor Ernesto Renz. Si chiama Circo Renz. Ne fu l'architetto e direttore dei lavori Gaetano Canedi, lo stesso che ebbe gran parte alla costruzione del Teatro Manzoni e a cui pur si deve il Teatro Dal Verme. Il Circo Renz è tutto in legno. Non c'è di ferro che la sterminata quantità di chiodi che occorsero.
appena veduto, abbiamo detto fra noi: povero teatro, se un incendio ti investe, di te che rimane? Esso può contenere 5.000 persone. Non ci sarà però grave pericolo nel caso malaugurato di un incendio, perché le porte sono 16 e c'è pronto un gran serbatoio d'acqua e un servizio di pompieri. L'area occupata da questo circo così vasto è di 5.100 metri quadrati. Al di fuori si presenta bene, di dentro è un circo che mette allegria. Sul davanti, all'esterno, c'è un porticato con atrio, da cui una scala conduce al palco reale, alla sala per le prove del corpo di ballo che fa parte della compagnia Renz, alla scala dei primi posti, ai palchi di prima e seconda fila e ai posti riservati. Due corpi sporgenti ai lati contengono le scale per i secondi e i terzi posti. Dalla parte opposta all'ingresso si apre un'altra porta e questa serve per entrare nelle scuderie a pian terreno, che vennero fabbricate senza risparmio di spazio. Serve per entrare nei camerini degli artisti e al deposito degli attrezzi. Adesso entriamo. Il circo è un vero anfiteatro. Tutti gli spettatori possono star seduti e in qualunque punto vi mettiate potete veder bene tutto ciò che si rappresenta laggiù, entro all'arena, il cui diametro è di 13 metri e mezzo. All'ingiro dell'arena i posti riservati si elevano gradatamente in 5 ordini fino a raggiungere i palchi aperti. Superiormente a questi palchi ne abbiamo una seconda fila e quindi si innalza una gradinata di ben 11 scaglioni servibili per secondi e terzi posti. Il tetto è a forma di cupola con un lucernaio nel quale la luce entra abbondante perché si possa andare spettacoli anche di giorno. Le decorazioni sono semplici e di gran lusso non potrebbero essere. Primo, perché questo nuovo teatro è fatto solo per spettacoli equestri. Secondo, perché a esposizione finita deve essere abbattuto. Un velario a strisce bianche e cilestri, con fasce e cordoni gialli e rossi, copre il tetto a guisa di plafond, lasciando scoperte le pareti principali delle capriate, presentando così l'aspetto di un vasto ombrello. Mensole dipinte a trafori di legno e di intagli, capitelli semplicissimi ma in tutto armonici, compiono le decorazioni. La luce è a gas, per ora. Poi avremo la luce elettrica. La compagnia diretta da Ernesto Renz gode di una fama europea. Il Renz stesso è un veterano dell'arte e a chi volesse saperlo, diciamo che l'imperatore Guglielmo lo nominava cavaliere dell'ordine della Corona di Prussia. La sua scuderia è composta di 132 cavalli di varie razze ed un serraglio d'altri animali domati che in parte servono per eseguire pantomime. Citiamo fra le pantomime la Cenerentola, che venne eseguita durante l'esposizione mondiale di Vienna e per cui apprestamento il Renz spese, dicesi, oltre 50.000 franchi. Sabato scorso, 14 maggio, il circo fu aperto al pubblico. Assisteva all'inaugurazione la regina col principino. La compagnia equestre piacque molto. Il circo era affollato e gli applausi furono continui. Ciò che contrassegna questa dalle altre compagnie equestri che ci hanno divertiti è la distinzione. Eleganti sono i cavallerizzi e le cavallerizze, fra le quali
Madamigella Elisa, protetta dell'imperatore d'Austria. Stupendi sono i cavalli e ricche e fine le bardature. Lo spettacolo merita d'esser visto. Diamo qui il disegno dell'interno del Circo Renz. Nell'illustrazione italiana di questa settimana diamo il disegno dell'esterno. Il contributo non è firmato. Vi invito a seguire i nuovi video che raccontano l'esposizione internazionale. Spero che questo ricordo sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!